Buon ciao raga, benvenuti dal vostro nonno della rete in questo nuovo sboosting. Come vedete, oggi andrò ad aprire in anteprima pugliese, tranese, nella mia anteprima. Oggi sono arrivati, oggi li apro tre bei tin delle nuove evoluzioni di Eevee, Vaporeon, Flareon e Jolteon. Andiamo in ordine con acqua. In ordine a cosa? In ordine perché l'acqua è Alfabetico. formata, sì, ha pur di importanza. L'acqua è formata il 75% Sì, del corpo. qualcuno ha detto pure il 90%. Ma è il corpo che è formato dall'acqua, non l'acqua dal corpo. No, l'acqua, la terra. La terra è formata al 75% di vaporeon. Ok, andiamo a vedere. Onestamente non li conosco proprio, perciò. No, vapore non è forte. Vaporeon, ve lo devo leggere un attimo, vabbè. Vediamo se lo riesco a leggere così. Una sola volta, oh, vabbè, 210 PS, acqua, abilità, gocce idratanti, una sola volta durante il tuo turno, prima di attaccare, puoi curare il tuo Pokémon attivo acqua da 30 danni. Poi, con 3 energie in colore, fa 40 più. Questo attacco infligge 30 danni in più per ogni energia acqua assegnata a questo Pokémon. E il Jinx, che sarebbe pioggia curativa, cura tutti i Pokémon acqua da tutti i danni. Vabbè, allora, la prima, la Jinx è Tapu Lele, diciamo, che ti cura i Pokémon, però in questo caso quelli acqua. Sì, è tu. Tappulele 2. Due Pokémon da 200, ok. Questo vabbè, va con Blastoise. Va con Blastoise. È l'unico modo, secondo me, per giocarlo. Sì, perché Sicuro da l'unica cosa solo. buona è che si evolve Eevee da solo, Sì, senza non serve nemici. nemmeno l'altro Eevee. E in più No, escono. no, IVGX assolutamente. Ah, ok. Ho due giochi di squadra, un guardiani ascenti e un tori perduti. Se sono tutte così, sono perfette le buste. Allora, vediamo. Tori perduti, che qua vi regalo un bel codice. E poi, in caso di Jinx, vi regalo un altro codice. Un Umbreon e uno Skiddo. Si aggiunge un'altra evoluzione di. Guardiani nascenti, qua ci andiamo a cercare Le un bustine bel. sono belle però, Eh? eh? Sì, Cioè sono belle la questa volta sì. combinazione delle buste. Una collina scrosciante. Per usare vapore? Sì, è tutto collegato. È un Lilligant. Questo attacco No, questo infligge non è 10 danni a vero. ciascuno dei Pokémon del tuo avversario. Lancia 3 volte la moneta, fa 40 danni ogni volta che esce testo. Si No, stava non è andando vero, il deck. non puoi andare con vapore. No, perché ti Prendi cerchi? solo i No, basi. vabbè, con Prendi, Blastoise. sì, Sì. prendi. Gioco di squadra, gioco di squadra. Gioco di squadra. Oh, Pinsir, eh? Lo giochi Grazie. con Blastoise. E infine, l'ultimo gioco di squadra. Oh, c'è qualcosa. C'è un alleato. Sembra Zekrom, sembra. C'è un alleato. Mi raccomando, aspettatevi un deck con fosse. Oh, bello, bello. Fosse sconosciuto e un Pikachu. Forte. Perciò, come promessa, a ogni Jinx vi regalo un codice. Fatemi sapere che deck montate, ragazzi. Anche col gioco online. E poi Si fatemi giocano tutti sapere. i meta ora, tutti Zekrom Pikachu. E fatemi sapere pure se utilizzate qualche nostro deck profile. Bello, che figo, vero? Cattivissimo, sembra scheggia. Jolteon, non abilità, 200 PS, perciò 10 meno di Vaporeon. Elettro, ovviamente. Con una carta energia fa 30 danni. Questo attacco infligge 30 danni a uno dei Pokémon nella panchina del tuo avversario. Ah, ok, l'attacco
Sì, di molti altri, ma non ce l'ho presente. Ah, e poi fa il Un 100. terreno tuono attacca a 0 e fa 60, 30 e Bellissimo. E in più con due energie fa 110, a differenza che le altre evoluzioni con tre energie facevano 110. Il Sylveon, però avevano abilità. Cioè, faceva qualcosa l'attacco, così non fa niente. Ah, il Sylveon non faceva niente. No, non me lo ricordo. E in più con due energie vediamo il Stessa cosa, solo che previene i Corsarampo. danni. Previene tutti gli effetti degli attacchi, inclusi i danni inflitti a questo Pokémon durante il prossimo turno. Ok, Praticamente facciamo per 10 danni. shottare fai il primo a lui e poi fa l'altro. È il primo Buono. attacco che ci inizia. Allora, adesso iniziamo dal gioco di squadra. Iniziamo dal gioco di squadra e ci porta qualcos'altro. Pikachu. Nidorina, oh, bello, questa è la versione ultra figa. Bello. Sì, la variante. È peccato che lo stavo fa, dice, ragazzi, ve lo meritate, dai. Acchiappate. L'ho scelto io, sti team. No, Grazie al nostro cameraman che ci ha scelto i se fosse stato per te, niente. Erano altre 4 reverse. Cicorita. Duran Duran Forte così. è sicura, sempre mi ha detto proprio. Ah, lui è Ninjask. Dopo me lo metto da parte perché di questo pure farò il deck. Ninjask era quello che diventa. Ah, serve da Ninkata. Eh sì, è lui che si evolve in realtà. Quando gioco questo Pokémon, la tua mano puoi fare, puoi prenderlo su Ninja. Ah, dagli scarti e mettere in panchina. Eh sì, quindi ce l'hai sempre, Ok. Ma capito? tutte e due È un si. fase 1. Sì, però non usi Però. quello. Ok. Machop, Vulpix, ah, questi guardiani nascenti, questo Crefable e Absol, bello, questo Absol mi piace. Zona Tentacool Abyss. Un altro, l'ultimo gioco di squadra dello team di Jolteon. Ciao, vedere, eh? Ok, vabbè, almeno per ora abbiamo trovato una Jinx pure forte. Due Oh. Jinx. Sì, una Tin. E infine Flareon. Perché sì, abbiamo fatto in ordine alfabetico. A, E, F. Un attimo, sto litigando, ragazzi. Nel frattempo. Per ora sì, dai. Almeno una GG a Tin. Ci sta. Ritorna un'altra evoluzione a 210 PS. Allora, un'energia fa fase di fuoco. Puoi assegnare piacevolmente ai tuoi Pokémon fino a 3 carte energia fuoco dalla tua mano. Con 3 carte energia fa 190 danni e scarti 2 carte energia assegnate a questo Pokémon. Vabbè, come tutti fuoco. Con una carta energia fa 20 per, questo attacco infligge 20 danni per ogni carta energia fuoco nella tua pila di scarti. Questo mi ricorda un certo Victini. Più o meno. Anzi, dopo di Ma questo puoi fare pure è Victini. forte perché gioca da solo praticamente. Sì, perché si carica da Fai uno, solo, sì. Puoi carichi 3, fai muovere, fa 190. danni. Le distruggi e il turno dopo fai, vabbè, fai poco, devi avere altri No, modi vabbè, usi per. Victini l'altro. Da che cosa iniziamo? Da Tuoni Perduti, che non è ancora uscito niente. Sta sendo pesante Tuoni E starò il piombo più che altro. Perduti. Il metallo. Natu, eccolo qua, eh? Ci mancava sicuro. Un altro Ninjask. Continua il fatto di non aver mai trovato un Rayquaza. Quello sì. Guardiani nascenti. Bello. Più o meno, sei arrivato a schifo. È una barella. Allora, è tutto nel gioco di squadra. Pure Venusaur, lo sai? Quando ti è uscito di Venusaur? Uno, Ma, no, credo. ma ti è uscito, mi sa. Qual è la differenza?
Augusto, ah, eccolo qua, Bronzong, quello Bronzong. che Sì, era nominavo. Bronzor e Bronzong. Ah, Bronzor e Bronzong, ok. Tu hai detto l'evoluzione di Bronzong stamattina, ecco Ah, perché sono sì, rimasto io. mi hai triggerato. Pure questo team l'hai scelto tu? Bellissimo, Dove si è forte col Mac? quando è forte Gabutops? Pure col Mac è Sì, più o meno. forte. No, è forte. Levi strumenti, scatta le carte dal deck. Non è quello lì del veleno. Questo scatta le carte del deck dell'avversario. Se ci sono strumenti, glieli scarti le altre. Fai lo butti. Vabbè, pure le quattro devo questo. No, vabbè, se no va bene. Vabbè, oh, questa volta, visto che non sono uscite GX, non... no, questa è una ribellione contro la casa editrice. Ok, raga, dopo tutto è andata Giusto per meglio. capire, ma chi cazzo è che le pubblica? Eh? Chi è che le stampa le carte Perché? di Pokémon? No, è per capire, non ho capito. Sì. Io, come sempre, ma non è per me, è per i creature, come direbbe una vecchia insegnante, una citazione. È per i bambini, uno che prende un cavolo di tinno e apre quattro bustine e non gli esce niente, giuro che il bambino, ma pure il genitore, che poi il genitore ce li subiamo noi, ma almeno il bambino, facciamolo per i bambini, metteteci una GX. Una prisma, una carta speciale oltre alla GX assicurata, perché molti non la contano la GX assicurata, perché pagando 25 euro un tin, uno si aspetta a meno 2 GX. E basta. È solo questa l'unica cosa che a me non è che interessa molto più di tanto, però a me dispiace quando i ragazzi sbustano e non trovano niente. Detto questo, spero che il video vi è piaciuto. Spero che vi sia piaciuto almeno queste tre evoluzioni di Eevee. Fatemi sapere quale volete che vi monto un deck. Vabbè, tanto tutte e tre sono facili da montare. Fatemi sapere se avete consigli da dare per il montaggio del deck. Eppure, quale dei due Pokémon vi piace di più tra Pikachu e Zekrom e Gengar e Mimikyu? Ok, con queste domande vi posso lasciare, ma non prima di mettere il like, iscriversi al centro, al gruppo, al canale YouTube FN il nonno Si e... stanno guardando il video. Eh? Si stanno guardando il video, stanno sul canale. Vabbè, molti non se ne rendono conto. Il canale, molti chattano, si trovano il video. E vabbè, iscrivetevi e poi iscrivetevi di nuovo. E basta, ci vediamo al prossimo video. Grazie di tutto.